Ciao a tutti, oggi siamo qua per presentarvi i sindaci del Movimento 5 Stelle, persone brave, competenti, che si mettono a disposizione del bene comune. Io vi parlerò di Porto Torres, una realtà del mio territorio che ha visto Sean Wheeler vincere le elezioni lo scorso giugno. Porto Torres è una città molto bella ma anche molto molto complessa e noi come Movimento 5 Stelle siamo già all'opera per cercare di risolvere tutte le criticità e valorizzare tutte le cose positive che il territorio ha da mostrare a tutti. Ciao, sono Sean, da giugno del 2015 sono sindaco di Porto Torres. Sono laureato in scienze naturali, 45 anni, papà di due bambini. Da giugno amministriamo come Movimento 5 Stelle la città di Porto Torres, una città dalle molteplici difficoltà, poiché da 20 anni a questa parte sta subendo la deriva della zona industriale, del petrolchimico, quindi nella nostra città c'è una grandissima sofferenza dal punto di vista lavorativo. Però insieme a tutto il gruppo da subito abbiamo cercato di intraprendere delle attività e delle iniziative che potessero iniziare a prospettare un futuro diverso per questa città. Abbiamo subito iniziato a lavorare in sinergia con l'autorità portuale, la Capitaneria di Porto, la Regione per una rivalutazione del porto. Contestualmente stiamo cercando di intercettare delle idee imprenditoriali, anche industriali, ma diciamo di basso impatto ambientale da poter agevolare e far insediare nel tessuto industriale. Considerate che a Porto Torres ci sono circa 1200 ettari di zona industriale che dovranno essere riconvertite, porzioni che dovranno essere bonificate. Nel territorio di Porto Torres c'è anche un parco nazionale, il parco della Sinara, e anche lì ci sono tante cose da fare, perché da tantissimi anni questo parco, da quando è stato istituito, ha subito sempre dei rallentamenti piuttosto che dei muri che stiamo cercando di sciogliere. Ecco, quindi comunque bisogna lavorare in sinergia con la Regione, con la Conservatoria delle Coste, con l'Ente Parco, e comunque è bello perché stiamo riuscendo a intavolare dei discorsi che sono certo che di qui a breve daranno i propri frutti. Da questa settimana scorsa abbiamo iniziato a cantierare dei lavori sulla Sinara su un depuratore che non era mai stato messo in funzione e quindi lo stiamo ripristinando. Da subito è importante riuscire a fare squadra nel gruppo, diciamo, di amministratori e poi anche lavorare di concerto con quelli che sono gli assessori che noi a Porto Torres abbiamo selezionato con un bando. Il lavoro di squadra è fondamentale, ci stiamo riuscendo. È ovvio che all'inizio veniamo catapultati in una realtà che ovviamente è totalmente da esplorare. Amministrare una città significa avere delle idee di quello che si vuole fare, però mentre che si immagina e si vuole lavorare per il futuro bisogna guardare quello che è il presente e purtroppo bisogna andare a ritroso anche nel passato. Per cui bisogna aggiustare tante piccole situazioni che possono verificarsi e che invece non sono conformi, magari non sono rigorosamente normate, non sono contrattualizzate, e quindi è un lavoro meticoloso e paziente. Un altro aspetto che è importante, che come movimento ci siamo sempre detti, è quello di aprirci e comunque ascoltare i cittadini. Questo qui è facile a dire, a realizzarlo è molto impegnativo, molto difficile. Anche questo richiede dei tempi, però con i banchetti che continuiamo a fare e con le assemblee che attualmente stiamo facendo a cadenza trimestrale nei vari quartieri della città, stanno dando i primi frutti, nel senso che all'inizio i cittadini magari sono un pochino diffidenti, però poi al secondo giro ci aspettiamo che le persone saranno
sempre di più, e quindi il concetto di democrazia partecipativa, fino magari ad arrivare anche al bilancio partecipativo, sono dei processi che necessariamente devono avanzare per piccoli step, e quindi bisogna essere calmi, determinati, concentrati, e non farsi prendere dalla fretta, perché sennò poi per la fretta si rischia di fare magari anche degli errori o anche delle gaffe, che purtroppo siamo umani e può capitare. Porto Torres è una città estremamente complessa, ma a 8 mesi dalle elezioni, con il coinvolgimento dei cittadini che iniziano a partecipare alle commissioni e il lavoro di squadra che come gruppo di amministratori stiamo facendo, porteremo a termine il nostro programma.